Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo terzo capitolo delle cronache di Inca il Ragno, la nostra scrittrice avrà a che fare con un arconte che per molto tempo è stato vittima di scherno e dissenso da parte degli altri esseri mutevoli suoi pari. Ma se è vero che sul pianeta al centro dell'universo qualsiasi cosa è possibile, anche in questo caso l'essere più insignificante, che rappresenterà l'anello debole dell'intera spedizione creata per riuscire ad aprire le cripte, si dimostrerà, grazie anche ad un piccolo aiuto e a modo suo, un servitore fondamentale per l'intera squadra. Dalla penna di Nate French, ecco a voi, c'era una volta un goblin. Andiamo a dargli un'occhiata. Per mesi, l'arconte noto come colei che comanda il prescelto era stato lo zimbello di tutti i concorrenti nel 347° settore del crogiolo. Una vittoria facile la chiamava qualcuno, mentre altri asserivano che non valesse la pena di usarla neppure per fare allenamento. In ogni evento era una non entità e non una minaccia per il potenziale di Ember delle altre squadre. Alcune settimane fa questo ha iniziato a cambiare. Perché? Perché è venuto da me. In genere faccio rapporti di osservazione di altri arconti per i miei clienti, ma per questo lavoro colei che comanda il prescelto mi aveva chiesto di osservare la sua stessa squadra e dirle cosa fosse necessario cambiare. All'esterno Harry sta dormendo, all'interno Harry sta mangiando. Al mattino Harry è scortese e ogni sera Harry sta mangiando. Ogni sera Harry sta mangiando. Nel mangiare ogni cosa che salta all'occhio. Nel mangiare ogni cosa che sta contando. Nel mangiare c'è ricompensa. Nel mangiare c'è consumazione. Nel mangiare c'è carenza e ogni cosa che è stata presa dalle dita di Harry. Tutti gli stomaci sono fermi e tutto l'Ember è stato mangiato e tutta la vaga ispirazione grandiosa. Tutta la digestione della digestione. Questo fa le caramelle scialbe. Pingle il Goblin stava facendo quello che gli riusciva meglio. Infastidire. Danzava sul campo di battaglia, gridando con la sua voce cantilenante, improvvisando una canzone che stava a metà tra il regno del senso e del nonsense. I suoi sforzi erano diretti all'arconte avversario, Harrison la fauce onnipotente, nel tentativo di fare in modo che esso o uno dei suoi seguaci compissero un errore di distrazione. Il più delle volte abboccavano. Bupo! Chiamò una voce tonante e una massiccia figura serpentina con delle minacciose ali da pipistrello superò una collina vicina. Vuoi uno strappo? Come no! Ne prendo due! Controbatté Pingle, mettendo una mano nella sua sacca estraendo un uovo di larva marcia gigante. Amava quelle cose. Appena sotto il guscio c'era un sottile strato di fluido protettivo che era simultaneamente appiccicoso e giusto un tantino acido. E puzzava da morire. Era piuttosto difficile essere colpiti da un uovo di larva marcia gigante e non esserne infastiditi. Non lo chiamavano il cecchino per niente. L'uovo non avrebbe causato alcun danno grave, ma gli effetti erano prevedibili. Oh, adesso sei finito, Gabby! Ruggì il diavolo delle paludi, attraversando di corsa il campo e pulendosi la faccia dall'uovo. Pingle stava già correndo, tornando alla foresta capovolta, passando sotto i fili che innescavano le trappole che aveva piazzato. La creatura all'inseguimento vinciampò e i corni che Pingle aveva fissato agli alberi risuonarono. Perfetto,
I troll avrebbero dovuto arrivare più o meno... Pingol schivò all'ultimo istante, evitando per poco il colpo di artiglio della creatura, e danzò dietro un albero capovolto. Dove erano quei troll? Si mise una mano nella sacca per prendere un secondo uovo, ma ci ripensò quando un altro diavolo delle paludi, ancora più grosso e brutto, emerse da una gravina poco distante. Lasciò ricadere l'uovo nella sacca, fece dietro front e corse verso la postazione di comando del suo arconte. C'erano buone probabilità che si imbattesse nei troll che arrivavano da quella direzione, e nemmeno per idea avrebbe affrontato due diavoli della palude da solo. Mentre sfrecciava attraverso la foresta, si imbatté nei corpi caduti dei suoi compagni troll. Qualcosa li aveva trovati. Ora era da solo. I diavoli della palude lo stavano inseguendo, ma erano stati rallentati un po' dagli alberi appesi e riuscì a restare appena fuori dalla loro portata. Se fosse riuscito a raggiungere la postazione di comando ai piedi della collina al centro della foresta, i difensori lì avrebbero potuto proteggerlo. Perciò corse e le creature lo seguirono. «Strano, di solito sono più veloci di così», pensò Pingol, ma non avrebbe obiettato alla sua fortuna. Si infilò sotto la cima di un salice capovolto velenoso e la postazione di comando fu in vista. Il suo arconte, colei che comanda il prescelto, era lì a preparare rapidamente un lotto di amber per dargli forma. I difensori però non si vedevano da nessuna parte. Vedendo l'arconte, i diavoli della palude accelerarono. Pingol si tuffò dietro un macigno per togliersi dalla loro strada e loro sfrecciarono oltre senza pensarci due volte. Accortosi del suo errore, Pingol estrasse un altro uovo dalla sacca e lo scagliò contro la schiena scagliosa del secondo diavolo della palude, proprio in mezzo alle ali. Centro. Ma inutilmente. I diavoli disturbarono il rituale di forgiatura, catturarono l'ember e corsero via nella foresta. Colei che comanda il prescelto guardò Pingol. Uno sguardo di... delusione? No, era fastidio sul volto. Lui fece spallucce. Cosa si era aspettata che facesse? Qualche istante dopo, la forgia mistica dell'arconte evaporò e un verso trionfante risuonò nella direzione della gravina. La gara era finita. Harrison, la fauce onnipotente, aveva forgiato la sua terza chiave e avrebbe mangiato bene quella notte. Colei che comanda il prescelto, l'unico arconte che avesse mai dato una chance a Pingol, aveva perso. Di nuovo. Quella notte, mentre tessevo una tela sopra la squadra in una radura, vedevo che il morale era basso. Non era solo la decima sconfitta di fila, tre delle quali avevo sorvegliato. Era il comune denominatore nelle sconfitte. Pingol. «Qualcuno può spiegarmi?» fumò colei che comanda il prescelto. «Come fa un'intera banda di guerra Brobnar a essere distrutta in un singolo scontro corpo a corpo?» «Avevano dei diavoli, boss!» rispose il troll collegato a lei da sottili viticci di luce di Ember. La rigenerazione arconica era una delle tante cortesie che erano state inserite nel rituale della gara. Anche se a volte le cose sul campo di battaglia si facevano violente, nessuna delle perdite era permanente, perché gli arconti in gara avevano giurato nel nome dell'architetto di ripristinare la forza vitale di qualunque membro della loro squadra che fosse caduto nello scontro. «E poi?» disse l'altro troll, che era appena stato rigenerato ed era appoggiato ad un macigno a togliersi le ragnatele dalla testa. «Non era tutta la banda Brobnar! C'è stato un sopravvissuto!» Il troll rivolse un'occhiataccia oltre la radura a Pingol. «Sopravvivenza del più forte, testa di legno!» ribatté Pingol.
Te la faccio vedere io, una testa di legno! Grugnì il troll, tentando di alzarsi e barcollando una, due volte, per poi rimettersi giù in posizione seduta. Gli effetti collaterali della rigenerazione impiegavano alcune ore a dissiparsi. Ma forse domani mattina! Se pensi di sopravvivere a una notte di sonno! Sputò Pingle. Voi tutti siete più bravi a morire che a fare qualunque altra cosa di cui valga la pena parlare. Se vi foste fatti vivi dove avreste dovuto, avremmo perfino potuto vincere. Il troll chinò il capo. Pingle si vantava delle sue capacità di sopravvivenza e veniva spesso lodato dall'arconte per la sua resilienza, essendo uno dei soli punti positivi della squadra. Gli altri membri avevano sentimenti contrastanti in merito, che andavano dall'amarezza e il risentimento che provavano quando gli sembrava di aver fatto loro tutto il lavoro sporco, all'umiliazione e alla vergogna quando venivano battuti e sembrava loro di non riuscire a fare bene niente. Non potevo più restare in silenzio, quindi scesi con un filo dal ramo sopra l'arconte e le sussurrai all'orecchio. L'arconte rimase ferma un istante, come se non avesse mai riflettuto su quel punto apparentemente ovvio. «Vale la pena tentare. Gli parlerò», disse. Risalì, ridiscesi, ma lungo l'albero capovolto a dare gli ultimi ritocchi alla mia tela. Un ragno deve arrangiarsi come può nella natura. «La distruzione è temporanea, l'orgoglio è per sempre», sussurrai all'orecchio di Pingle, standogli sulla spalla mentre lui si infiltrava attraverso il sottobosco oltre le linee nemiche. «Immagino di poterlo ammettere con te, ragno scrittore! Ho paura!» «E cosa c'è da avere paura? L'arconte ti riporterà indietro dopo!» «Non sono mai stato distrutto prima!» E non sembra piacevole. Il record di sopravvivenza agli scontri, la mia capacità apparentemente innaturale di evitare i combattimenti nemici, è tutto perché ho paura di essere distrutto. Vuol dire che non sei mai, neanche una volta, e non posso dire di attenderlo con ansia. Pingle rabbrividì e dovetti flettere un paio di gambe extra per mantenere l'equilibrio. «Cosa ti ha detto l'arconte?» gli chiesi. «Mi ha fatto un lungo discorso idealistico sul sacrificio, il coraggio e la mancanza di un io in una squadra. Niente di tutto questo mi ha fatto effetto. Ma poi ha detto che se non mi fossi sacrificato per il bene superiore nello scontro di oggi, sarei stato messo a lavare i piatti per i prossimi 4 cicli. E... beh, no, grazie». «E ora eccoci qui». «Sì, signora, eccoci qui». «La distruzione è temporanea. L'orgoglio è per sempre!» Pingle deglutì. «Così ho sentito dire». La squadra si stava scontrando contro Boss Zarek, l'arconte più dominante nella zona. Non perdeva una cripta da quasi 3 cicli e i servitori che lo seguivano facevano impallidire i diavoli della palude della fauce onnipotente a confronto. Mi sovvenne che Pingle forse non avrebbe dovuto impegnarsi troppo per farsi distruggere. «C'era una volta, c'era un pony, c'era una rima. Boss Zarek è solo una...» Un mostro noto come il terrore si profilò minaccioso, una massiccia creatura insettoide che era terrificante proprio quanto il nome lasciava intendere. Anche se ero colpita dalla velocità con cui aveva individuato e localizzato Pingle. «Farsa!» Pingle terminò la sua cantilena e il terrore gli fece scattare davanti le tenaglie. Subito dopo ci ritrovammo a correre in cerca di rifugio nelle caverne vicine. Il terrore non sarebbe stato in grado di seguire Pingle nelle aperture più strette e c'era la possibilità che sopravvivesse alla battaglia là dentro. «Pingle!» gli sibillai nell'orecchio. «Fermati! La distruzione è temporanea! L'orgoglio è per sempre!»
Lui continuò a correre, forse accelerò perfino un po'. «Ricorda cosa ha detto l'Arconte, devi farti valere, affronta il terrore!» Fu come se non fossi neanche stata lì, e Pingol si stava avvicinando sempre di più alle caverne. È in momenti come quelli che un vecchio ragno scrittore deve prendere nelle sue 8 zampe la situazione. Non sono necessariamente fiera di quello che accadde dopo, ma dovevo tenere in considerazione le recensioni dei clienti e le future opportunità di contratto. Strisciai lungo la clavicola di Pingol fino alla bella vena succosa che corre lungo il collo. Ho diversi tipi di veleno. Uno uccide, uno fa addormentare la vittima, uno la rallenta e ne ottunde i sensi. Quest'ultimo era quello che faceva al caso mio. Diedi a Pingol una bella dose di veleno rilassante. Lui urlò: «Brutto ragno, mangia letame!» Poi, sentendo le gambe che gli si appesantivano, inciampò e rotolò in terra. «Cosa mi hai fatto?» strillò. Io gli feci l'occhiolino e saltai nel rifugio di un ceppo vicino. Il terrore si avvicinò e non c'è un modo carino per descrivere quello che successe dopo. Tempo dopo, Pingol si svegliò tra le grida di giubilo della sua banda di guerra. Aveva la testa confusa, ma l'umore nel campo era qualcosa che non aveva mai visto prima. Che cosa è successo?» chiese. «Goblin benedetto dall'architetto che non sei altro! Abbiamo vinto!» ruggì uno dei troll. «Tutto grazie a te!» aggiunse colei che comanda il prescelto. «Il terrore ti ha abbattuto fuori dalle caverne, ma ha perso fin troppo tempo con te e l'ember che trasportavi. Ha del tutto sottovalutato il resto delle nostre forze e i troll l'hanno preso di sorpresa. Dopo averlo battuto, hanno preso slancio e sconfitto un intero battaglione di cavalieri. L'inerzia ha continuato a crescere e di colpo abbiamo fatto la rimonta della stagione.» «Significa che sono stato distrutto?» «Infatti lo sei stato, Pingol. Come ti senti?» «Stanco. Indolenzito.» Fece una pausa. «Una meraviglia!» sorrise. «La distruzione, dopo tutto, è temporanea, ma gli eroi sono per sempre.» Finalmente abbiamo scoperto, anche se in piccola parte, come si svolgono le vicende in prima persona quando un match prende vita e le varie dinamiche che si creano quando una partita ha termine. In uno specifico passaggio si parla anche per la prima volta dei settori del crogiolo, menzionando il 347esimo. Quindi si presume che ce ne siano 346 prima e molti altri dopo. Cosa sono e soprattutto tutte queste porzioni di crogiolo? Cosa racchiudono? Che siano in parte i campi da battaglia dove gli arconti si sfidano o territori appartenenti a diverse case? Se fosse come in quest'ultima ipotesi, ci aspetteranno molte sorprese con il passare degli anni e con l'evolversi del gioco scopriremo passo dopo passo tutte o quasi le grandiose meraviglie che il crogiolo avrà da offrirci. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione in merito? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.